Inizia con un pareggio il girone di ritorno del Pineto, che non va oltre l'1-1 contro il Monte Giorgio al termine di una gara avara di occasioni in cui gli adriatici sono costretti a rincorrere. Pomante cambia modulo schierandosi col 4-2-3-1, inserendo De Biase, Mininclerie e Barlafante alle spalle di Romano terminale offensivo. Risponde con un offensivo 4-3-3 Mengo, che inserisce il tridente con Marchionni, Zerbo e Albanesi. Meglio gli ospiti nei primi 45 minuti, la gara si fa subito in salita infatti per i biancazzurri, con il rosso-blu Marchigiani che alla prima vera occasione passano. All'ottavo, sul secondo calcio d'angolo del match, Misin impatta di testa spedendo alle spalle di Mercorelli per la rete che vale l'1-0 ospite. La reazione dei locali tarda ad arrivare e al 26esimo il Monte Giorgio sfiora anche la rete del raddoppio. Marchionni dalla sinistra fa partire una sorta di tiro cross apparentemente innocuo, che però filtra pericolosamente chiamando all'intervento risolutore Mercorelli, che salva i suoi. Accenno di reazione del Pineto poco dopo la mezz'ora, al 32esimo azione insistita dei biancazzurri con Della Quercia che serve Pezzotti in area, giudicato regolare l'intervento in chiusura della difesa marchigiana, con i locali che vorrebbero il calcio di rigore. La sfera arriva poi a Barlafante, che non riesce a servire Romano sul primo palo e l'azione sfuma. Nel finale il Pineto cresce di intensità e al 41esimo, sempre su azione d'angolo, trova la rete del pareggio. Corner di Pezzotti e colpo di testa di Mesisca, che insacca all'angolino e pareggia i conti, firmando la prima rete stagionale. Si va negli spogliatoi dunque sul parziale di 1-1. Al rientro in campo ridisegna la squadra Pomante, tornando al 3-4-3, abbassando Paoli al centro della difesa. Quindi al quinto getta nella mischia anche Rea, che rientra dopo il lungo infortunio, richiamando a sé De Biase. Al 19esimo espulso per proteste un dirigente del Monte Giorgio dalla panchina. Bisogna però aspettare il 26esimo per vedere la prima azione degna di nota, che coincide con l'ingresso in campo di Ciarcelluti, che riceve da Della Quercia, si accentra dalla sinistra e fa partire la conclusione a giro, costringendo Gagliardini alla respinta in tuffo. Insiste quindi il Pineto, che chiede un calcio di rigore al 31esimo, quando su azione d'angolo di Mininclerie Barlafante viene fermato in area così da Diouané, ma il direttore di gara fa proseguire. Ultimo lampo del match al 39esimo, con il gran colpo di reni di Gagliardini, che dice no al colpo di testa ravvicinato di Giacomo Romano, alzandolo oltre la traversa. Fuma così ancora una volta la vittoria per i biancazzurri, che non vincono davanti al pubblico di casa da tanto troppo tempo e che ora stazionano pericolosamente a quota 26 punti in classifica. Traballa la panchina di Pomante, mentre per martedì è atteso l'arrivo dalla Recanatese di Santiago Minella, e domenica c'è una gara da non sbagliare contro l'Aurora Alto Casertano. È normale, la delusione c'è tanto da parte mia, da parte dei ragazzi, perché oggi l'obiettivo era vincere, volevamo vincere a tutti i costi. Peccato, perché per quanto riguarda il modulo, io già da domenica la prima partita di ritorno, l'ultima partita di ritorno con la San Mettese, abbiamo giocato 4-2-3-1, era un modulo che stavo facendo e lo stavo facendo bene. E poi è normale, oggi siamo partiti i primi 10 minuti non bene, non mi è piaciuto, non l'atteggiamento, non mi è piaciuto come siamo partiti, timorosi, poco determinati. Poi dopo il vantaggio loro, sinceramente, come ho detto, dopo il cambio di modulo c'è stato un altro Pineto, abbiamo cercato di ribaltare il risultato, siamo stati bravi subito nel pareggiare. Poi, come ho detto, anche il campo non ci ha aiutato, però i ragazzi ce l'hanno messa fino alla fine, poi ho cercato di fare più cambi possibili, cercare di mettere più giocatori offensivi. Dispiace, perché secondo me oggi lo meritavamo, meritavamo la vittoria, anche se il Monte Giorgio ha fatto la sua partita, nulla togliere al Monte Giorgio, però l'unica disattenzione che abbiamo avuto, ci hanno fatto gol e noi forse l'abbiamo messo un po' più cattivi sotto porta, però dispiace più che altro per il risultato. Sono soddisfatto anche e soprattutto per lo spirito della squadra. Dove nel girone d'andata certe partite che dovevamo soffrire forse non riuscivamo a portarle in porto, oggi ci siamo riusciti, abbiamo sofferto, bello vedere una squadra che soffre, che si sono aiutati. Dobbiamo ancora migliorare tanto, perché secondo me abbiamo un potenziale che ancora possiamo farlo migliorare nelle prossime partite. E, ripeto, un punto importante, penso giusto. L'unico rammarico secondo me è che tra l'1-0 e l'1-1 abbiamo avuto un paio di palle dove potevamo fargli male, invece non ci siamo riusciti.
comunque ripeto, quando fai una prestazione buona, prendi un punto a Pineto contro una squadra così di valore, io e lo staff siamo sicuramente soddisfatti.